Amici della serie D, un caloroso benvenuto da Alessandro Pau. Siamo in diretta dallo stadio Marco Mazzucchi per raccontarvi la sfida tra Nuova Florida e Roma City, valida per la 32esima giornata del girone F del campionato di Serie D. Gara che inizia in questo momento. Mette giù Zitelli all'indietro per Pacillo, può partire un cross in area di rigore lungo sul secondo palo, la botta al volo dentro e poi Jacoponi, attenzione, la palla resta lì, è la firma del vantaggio del Nuova Florida, l'ha messa il numero 9 Cappiello, è 1-0 per il team Nuova Florida al minuto di gioco numero 8. Gioca il Roma City che dopo il gol subito ha preso il pallino del gioco per ovviamente provare a farsi vedere in avanti. Perroni si gira, Raffini ha spazio, parte il destro, non trattiene Giordani, poi in due tempi l'estremo difensore di casa blocca il tiro di Raffini. Resta in zona d'attacco il Roma City che non riesce comunque ad arrivare dalle parti di Giordani con conclusioni interessanti. Perroni va a terra, calcio di rigore. Calcio di rigore in favore del Roma City, atterrato Perroni e allora l'arbitro non ha avuto dubbi, ha indicato subito il dischetto al centro dell'area di rigore assegnando il penalty. Tutto pronto per questo calcio di rigore, Raffini contro Giordani. Parte Raffini, la rincorsa, il suo destro, palla in fondo al sacco. 1-1 per Roma City che va a pareggiare con Raffini. De Martino, Pacillo, il 7. Parte un lancio lungo fin dentro l'area di rigore, di testa Jacoponi, la mette giù Zitelli che allarga a sinistra. Attenzione, non fuori dall'attacco il tiro, chiude bene Ferrante. Sarà calcio d'angolo in favore del Nuova Florida. Sarà il Roma City a giocare il primo pallone di questo secondo tempo che inizia adesso con Frulla. Sale il Nuova Florida. Cappiello al centrocampo, allarga sull'outer di destra, c'è spazio per l'avanzata dei padroni di casa. Ora spinti anche dal supporto del pubblico, parte un cross, tocca Jacoponi sul secondo palo, palla buona, Corci, palla sul fondo. Cross nel mucchio, un colpo di testa, la rete del nuovo vantaggio del team Nuova Florida. Ancora Cappiello con il destro, ha girato in porta, battuto Corci, colpo di testa di Cappiello. È 2-1 per il team Nuova Florida, la doppietta del numero 9 Cappiello. Poi Martinoli rischia qualcosa, riesce a giocare dalle parti di Rasi, Perroni prolunga, attenzione a Roma City che ha spazio, Raffini, l'incursione di Rasi, palla giocata dentro, cross sulle braccia di Giordani, prova a illuminare il campo, Mancino allarga per Cabella, palla lunga, resta però viva l'azione del Roma City, Franco cross sul secondo palo, colpo di testa sul fondo. Di testa prova Moreo, poi Cabella, ancora Moreo, Cabella, ultima azione del match. Mercanti va a terra, non c'è fallo, palla allontanata, triplice fischio. Il team Nuova Florida batte 2-1 il Roma City, conquista 3 punti fondamentali per mettersi al sicuro. Siamo con il tecnico del Roma City, Francesco Statuto. Partirei da un commento sulla gara odierna, arrivata una sconfitta dopo una partita tirata. Cosa non ha funzionato secondo lei? Ma ci sono state delle disattenzioni, purtroppo abbiamo preso 2 gol che potevano essere benissimo evitati e la partita poi piano piano è andata tutta in salita. Avete mancato un'occasione di agguantare la zona salvezza diretta, ora 2 giornate per provare a mantenere la Serie D, come le affronterete? Beh, come abbiamo affrontato tutte queste partite, sapevamo benissimo già dal girone di ritorno che ogni partita era uno scontro diretto, bisognava fare punti su punti, bisognava pensare sempre alla singola partita e così faremo. Inizia dalla prossima gara, abbiamo il Pineto in casa e prepareremo la partita per cercare di portare a casa il più punti possibili.
Siamo con il tecnico del team Nuova Florida, Alessandro Boccolini, buonasera. Partiamo da un commento sulla partita odierna, combattuta, vittoria di misura fondamentale per voi. Sì, una partita che sapevamo che era difficilissima perché comunque ci scontravamo negli ultimi posti, diciamo, dell'ultimo playout, la sest'ultima, e quindi era una partita assolutamente da vincere per noi, ma anche per il Roma City. Secondo me è stata una gara molto tosta, però i ragazzi insomma hanno fatto veramente secondo me una gara perfetta, avevamo fatto una piccola ingenuità sul rigore concesso, però devo solo ringraziare questo gruppo che fino all'ultimo minuto insomma ha fatto vedere quanta voglia aveva di chiudere la stagione nel migliore dei modi.